Navigatori, commercianti, artigiani, gli Etruschi arrivano al culmine della loro civiltà tra il VII e il VI secolo a.C. Il declino però comincia già nel 474 a.C., quando, sconfitti dai Siracusani nella battaglia navale di Cuma, perdono il controllo del mare. Veio, la nemica di Roma, è la prima città a essere distrutta. Roma controllava la sponda sinistra del Tevere, la nemica la destra. Era stata da subito una lotta per la sopravvivenza. La prima guerra la combatte Romolo, la seconda Numa Pompilio, la terza Tullio Ostilio. L'ultimo conflitto, il quattordicesimo, dura 10 anni e si conclude nel 396 a.C. con la cancellazione della città etrusca. La vera grande svolta è una data epocale, quella del 396 a.C. quando Roma conquista Veio. Questo ha cambiato completamente le sorti della storia della penisola, perché Roma nel IV secolo conta per due città, cioè ha l'estensione e il potere militare, la capacità economica che hanno due città rispetto alle altre del mondo, sia etrusco che latino. Da allora comincia la rapidissima ascesa di Roma, che diventa nel giro di un secolo padrona assoluta della penisola. Il 396 è l'inizio della fine. Veio chiede aiuto alla Lega che riunisce le 12 principali città etrusche, ma queste non intervengono. Roma, nel giro di un secolo e mezzo, le cancellerà tutte. Ma l'Etruria non scompare, sopravvivrà ancora fino al primo secolo d.C., quando arriverà il colpo mortale. Il colpo di grazia è stata la colonizzazione che hanno fatto i generali di Roma, che hanno distribuito terre ai loro veterani, e che queste terre erano in gran parte terre etrusche. Dopo il primo secolo d.C. non c'è più traccia.